La storia di un pittore di fine Ottocento che si chiamava Giovanni Segantini, che in tutta la sua vita ha sempre cercato la luce. Era nato in Trentino ad Arco, vicino al paese proprio dove vivo io, e poi è cresciuto a Milano e da lì in Brianza e poi sempre più in alto in Svizzera. Gli ultimi anni della sua vita è vissuto a Maloja, per poi andare a morire dipingendo sui 2800 metri di altitudine sul monte Schaffberg, e ha cercato tutta la vita la luce. Io sono rimasto molto colpito molti anni fa nel vedere una mostra di Giovanni Segantini, dove era raffigurata proprio una giovane contadina che era letteralmente immersa nella luce. Parliamo del 1987 e quel seme luminoso, diciamo così, è rimasto dentro di me fin quando appunto è spuntata questa storia, che non è solo la storia di Segantini. C'è anche un grande personaggio calabrese, la Momma, proprio una madre nonna che racconta al nipote Carlo Adami, un ragazzo calabro trentino, la storia della propria famiglia, che si intreccia proprio con la storia di Segantini, perché il nonno di questo bambino aveva conosciuto Segantini quando era lui stesso bambino e poi, diventato grande, era sceso in Sila per costruire i laghi Silani, quindi negli anni 20 del secolo scorso, del Novecento, e lì aveva conosciuto questa bellissima donna di San Giovanni in Fiore. Per cui attraverso questa storia ho potuto per la prima volta raccontare la montagna calabrese, la bellezza della montagna calabrese, aggiungo, che non è seconda a queste montagne che racconto nel libro, quelle trentine e quelle svizzere. Io, come ripeto spesso, amo vivere per addizione, no? Cioè, sono nato in questa terra e poi però sono andato in tanti altri luoghi, a lungo in Germania, adesso vivo da più di 30 anni in Trentino, però appunto le mie radici più profonde si trovano in questa terra, è ovvio. Anzi, proprio per parafrasare la tua frase, io qua mi illumino continuamente, mi illumino di storie, mi illumino di immenso probabilmente anche, perché la poesia dei miei libri parte tutta da qua, ma non rinego le altre terre dove ho avuto l'avventura di vivere, in primo luogo il Trentino, ma prima ancora la Germania, la stessa Svizzera, la Valtellina dove ho vissuto. Cioè, cerco di prendere il meglio dei tanti luoghi in cui ho vissuto, e in questo libro, nel Cercatore di Luce, questo concetto, che può sembrare un concetto filosofico, no, esistenziale, di vivere per addizione, viene raccontato. Lo stesso Segantini, per esempio, viveva per addizione, senza mai usare questa espressione. Era nato in Trentino e del paese in cui era nato, Arco di Trento, amava dire, e lo dice proprio nell'ultimo periodo della sua vita, Arco è stato per me il sole interno che ha illuminato la mia vita e le mie opere. Cioè, a dire, questo paese dove lui è vissuto solo 7 anni, perché poi è diventato orfano e cresciuto a Milano, questo paese lui non l'ha mai dimenticato, e nello stesso tempo lo ha intrecciato il cordone ombelicale che aveva con il paese natio con i cordoni ombelicali degli altri posti in cui è vissuto, esattamente come faccio nel mio piccolo io. Questa storia del vivere per addizione mi ha cambiato letteralmente la vita, perché fino a quel punto io ero un tipico emigrante che, diciamo, si lamentava, che era nostalgico, che viveva come gli emigranti tradizionali con i piedi al nord e la testa al sud.
e in questa maniera non mi integravo nel nord, no? Non mi integravo, vivevo di nostalgia lamentosa. Ecco, nel momento in cui ho deciso di prendere il meglio di tutti questi, di questi mondi e li ho intrecciati, vada bene, li ho intrecciati, da allora la mia vita è cambiata in meglio, e questo libro lo dimostra, perché attraverso questo libro, io intanto devo dire che l'ho scritto con un piacere immenso, perché sono stato in tutti i luoghi che racconto, Arco, Milano, la Brianza, Venezia, la Svizzera, Maloja, la Sila, e ho scoperto una cosa che vorrei dirti, cioè che i luoghi, tutti questi luoghi, questo è un romanzo di luoghi anche, i luoghi non hanno solo un'anima, come è noto e come è vero, i luoghi hanno anche una voce, e tutti questi luoghi mi hanno raccontato delle bellissime storie. Andavo nei luoghi, andavo in Brianza e il luogo mi parlava, mi raccontava una storia, storie inedite su Segantini, ma anche sul luogo stesso. Per esempio, voglio ricordare solo una storia, e sono andato a San Giovanni in Fiore e io non sapevo nulla che a San Giovanni in Fiore il 2 di agosto del 1925 c'è stata una strage incredibile, sono state trucidate, proprio ammazzate, sette persone, se non mi sbaglio sette, tra cui una donna incinta al nono mese, semplicemente perché chiedevano, si lamentavano perché c'era stato l'aumento del pane, dei beni di prima necessità, e i fascisti hanno mandato delle persone che, anziché sparare in alto per disperdere la folla, perché era una folla immensa di 2000 persone, hanno sparato ad altezza d'uomo e hanno lasciato sul selciato non solo i morti ma tantissimi feriti.